Eccomi di nuovo qui. Allora, vorrei tentare, scusate, di parlarvi del quarto romanzo scritto da J.K. Rowling con lo pseudonimo di Robert Galbraith. J.K. Rowling è l'autrice della saga di Harry Potter, lo sapete tutti, e con lo pseudonimo di Robert Galbraith ha pubblicato i romanzi che hanno come protagonisti Cormoran Strike e la sua assistente, divenuta poi sua socia, Robin Ellacott. Ebbene, il quarto romanzo si intitola Bianco Letale. Perché ve ne parlo adesso? Perché mese scorso, 2 mesi fa, è uscito il nuovo romanzo, ossia Sangue Inquieto. Quindi io ho preso Sangue Inquieto e mi sono letta Bianco Letale, perché quando ci sono delle storie che mi piacciono particolarmente, cerco di barcamenarmi tra l'ultimo uscito e il penultimo, così da non distaccare troppo dai personaggi e non perdermi magari quei particolari che ovviamente uno non può ricordarsi. Magari se li ricorda se legge un libro all'anno. Io che ne leggo più di uno all'anno, ovviamente, rischio di fare un po' minestrone. Comunque, intanto le coordinate. Robert Galbraith, Bianco Letale, casa editrice Salani. Sono 712 pagine per un prezzo di copertina di 15,90 euro, sì, e un prezzo elettronico di 9,99 euro. Da questo romanzo no, pare niente, è stato tratto uno sceneggiato televisivo trasmesso sul canale della BBC, 4 puntate, come protagonista nel ruolo di Cormoran Strike Tom Bjork e nel ruolo di Robin Ellacott Holiday Granger. Ebbene, io questo sceneggiato non l'ho visto, però già capite che se un romanzo viene trasposto in 4 puntate di sceneggiato vuol dire che ce n'è di carne al fuoco. E infatti il parlarvi di questo romanzo è pressoché impossibile. C'è un tale intreccio di storie, di vicende, di personaggi che riassumerlo diventa veramente ostico anche per me. Allora, il romanzo inizia dove è finito quello precedente. Abbiamo quindi Cormoran Strike che arriva al matrimonio di Robin. Robin che, malgrado tutto, sposa sto Matthew, stavo per dire coglione, ma non voglio dire parolacce. Comunque, sposa questo tizio che Cormoran proprio non sopporta. E arriva al matrimonio proprio per comunicare a Robin che lui comunque la riassume nella sua agenzia investigativa. Lei è la sua socia e la vuole con lui, e la vuole con lui nuovamente, appunto, come socia. Ma gliel'aveva già comunicato tramite messaggi sul cellulare. Ecco che, finita la cerimonia, Robin ha uno scontro molto pesante col neomarito e qui scopre che lui le aveva cancellato questi messaggi dal cellulare. Ora, personalmente, se qualcuno osasse mettere mano sul mio cellulare, sul mio tablet, sul mio PC, a mia insaputa, penso che probabilmente sarebbe l'ultima cosa che farebbe nella vita, perché io non tollero l'intromissione nel privato portata a questi estremi. Io lo dico con cognizione di causa, sono quasi 26 anni, sì, mancano 2 settimane, poco più, al mio 26esimo anniversario di matrimonio.
Mio marito ed io abbiamo ognuno proprio cellulare, proprio tablet. Io non ho mai guardato il cellulare di mio marito, lui non si è mai permesso di guardare il mio. Io non mi sognerei mai di farlo, lui farebbe lo stesso con me. Io non ho mai messo nemmeno le mani nei cassetti di mio marito. La biancheria che io regolarmente lavo, stiro, la lascio lì sul letto, poi se la ripone lui, perché l'essere in coppia non significa, secondo l'educazione che io ho ricevuto dalla mia famiglia, pretendere la perdita del personale, del privato. Ognuno ha il suo privato che deve gestire secondo la propria coscienza, dentro il quale nemmeno il compagno di una vita, a mio avviso, deve entrare, perché comunque ci si accompagna scegliendosi reciprocamente ogni giorno, ma non si deve perdere la propria identità. Quindi già uno come il marito di Robin, che si permette di prendere il cellulare, leggere i messaggi, cancellarglieli addirittura, cioè, quelli dell'ISIS al confronto sono delle mammolette. Non so cosa non gli avrei fatto. Comunque sia, già la coppia, che è una coppia che per la sera ci siamo sposati perché ormai tutti se lo aspettano, è sempre più in crisi. Robin torna a lavorare con Cormoran, malgrado i mugugni del suddetto marito. Passa così un anno ed ecco che un giorno arriva negli uffici di Cormoran questo ragazzo che è chiaramente disturbato, si capisce che ha una non una psicosi, insomma è schizzo e lui continua a ripetere dei gesti in maniera ripetitiva e ossessiva, è un po' tutto così, però alla fine dice a Cormoran che lui, quando era bambino, ha assistito a un infanticidio. Ha visto delle persone uccidere e poi seppellire questo cadavere di bambino o bambina. Lui non è in grado di stabilire il sesso della vittima. E seppellirlo dove? Chiede Cormoran. Sotto il cavallo bianco. E poi a un certo punto questo, mezzo allucinato, se ne va. Sparisce. Cormoran cerca in tutti i modi di rintracciarlo e scopre che Billy è in realtà il fratello di un. Scusate, devo andare a guardarmi gli appunti perché ci sono tanti di quei personaggi che c'è da impazzire. Dunque, Billy è il fratello di Jimmy, un attivista che proprio in quei giorni sta facendo dimostrazione a tutto spiano contro i giochi olimpici che stanno per essere inaugurati lì in quel di Londra, siamo quindi nel 2012. Ebbene, Cormoran riesce a intercettare questo Jimmy e la di lui fidanzata Flike, se non vado errato, e i due dichiarano che Billy, no, Billy è matto. Billy è uno che appunto l'avrà visto, è schizzato, è allucinato. Loro cercano in tutti i modi di controllarlo, curarlo, ma anche loro hanno la loro vita, giustamente. Quindi a volte sfugge loro di mano, ma di non dargli retta. È una vita che vaneggia. Ma mentre Cormoran ha questo abboccamento con Jimmy e la sua compagna, viene visto dall'assistente di un ministro inglese che lo convoca perché lo vuole assumere. Lui dice: conosce già Cormoran Strike, perché e qui si apre una parentesi: Cormoran Strike, prima di diventare detective privato, è stato detective per l'esercito presso il quale lui prestava servizio e aveva fatto parte della squadra d'inchiesta sul suicidio del fratello di questo ministro, Jasper Chisel.
andrebbe pronunciato in un'altra maniera, ma questo Jasper dice che il suo cognome va pronunciato Chisel. E vabbè, lui dice che è ricattato, ricattato dal marito del ministro per lo sport, se non ricordo male, per un qualcosa che lui ha fatto in passato, ma che comunque, quando lui aveva fatto, non era illegale farlo, però non dice altro. Dice soltanto che il marito di questa ministro, che fa parte dell'opposizione, sta cercando in tutti i modi di rovinarlo da un punto di vista politico per questa vecchia storia che comunque lui continua a sottolineare, quando accadeva non era assolutamente illegale. Che cosa sarà? Lo scopriremo solo vivendo. In mezzo a tutto questo casino, Cormoran dice: bene, per risolvere la questione, prendiamo Robin, la mia socia, la camuffiamo un po', e la inseriamo nel personale di questo Jasper Chisel. E quindi la facciamo entrare negli uffici del ministero di Westminster. Quindi Robin si mette un parrucco, occhiali, sto così, e inizia a diciamo lavorare come assistente di Chisel, e intanto si guarda attorno e riesce a un certo punto a mettere delle microspie proprio nell'ufficio di questa ministro il cui marito sta ricattando Chisel. Si scopriranno cose strane, cioè pare che questa ministro abbia una relazione con il suo segretario, che è un ragazzo di origini arabe. Ci sono delle storie strane. Poi Robin, appunto lavorando per Chisel, verrà a conoscere il resto della famiglia di questo tizio. Quindi conoscerà le due figlie, il figliastro, che era figliastro perché era figlio della prima moglie ma non di lui, sì, o qualcosa del genere. Conoscerà l'attuale moglie. Insomma, tutta una storia di mogli, figli di primo letto, di secondo letto, di capitali che si stanno consumando, di dimore che stanno implodendo perché mancano appunto i soldi per tenerle come andrebbero tenute, stanno veramente cadendo in disfacimento. Gioielli e tutto, e poi a un certo punto, quando tutto questo bailame di cose sembra così, ecco altro colpo di scena. Robin e Cormoran arrivano nel piccolo appartamento che Jasper occupa a Londra per essere più comodo per andare alle sedute in Parlamento, e lo trovano suicidato. Ha un sacchetto in testa, una canna collegata a una bombola di elio, e si deve essere suicidato ingerendo un ingente quantitativo di psicofarmaci, sonniferi, e poi si è aiutato con questo sacchetto, insomma, tutta una cosa così. Ma ci sono delle cose che non quadrano. È un suicidio che sa tanto di omicidio camuffato da suicidio. E allora a questo punto cosa si fa? Ci si deve chiedere qui prodest, che cosa? La morte di Chisel, non certo a chi lo ricattava, perché mancando il personaggio cade anche il ricatto, quindi questi vanno esclusi subito. Ma allora chi c'è dietro questo finto suicidio di Chisel? E poi è difficile indagare su un omicidio quando, appunto, essendo camuffato da suicidio, viene preso e dichiarato come tale anche dalle autorità ufficiali, quindi da Scotland Yard e tutto il resto. Bisogna navigare controcorrente, e sarà quello che Robin e Cormoran tenteranno di fare. Ma a un certo punto,
Ecco che l'avvicinarsi dei due alla realtà dei fatti metterà nuovamente a repentaglio la sicurezza di Robin, che verrà attratta con l'inganno ad un appuntamento con quello che lei crede sia il marito, questo Matt, e in realtà è la persona che ha assassinato Chisel. Assassinato, sì, ma non da solo e comunque con un progetto molto più vasto che nasconde anche un fine economico non da poco. Insomma, io ho cercato di, ma credetemi, c'è molto, molto, molto di più. È un romanzo veramente ricco, ricco di storie, di personaggi, di intrecci, di intrighi, di colpi di scena, di sembra, ma poi non è, però potrebbe essere, ma guarda che hai capito male. A me è piaciuto veramente un botto, come del resto mi sono sempre piaciuti i romanzi dedicati alla se a Cormoran Strike e Robin Ellacott, creati da Rowling con il nome di Robert Galbraith. Quindi se ve lo consiglio, caspita se ve lo consiglio, ve li consiglio tutti. Mi sto tenendo in serbo appunto sangue inquieto perché vorrei un po' farmi un... So che leggere questo romanzo è farmi un regalo, so di leggere qualcosa che veramente mi soddisfa sotto tutti i punti di vista. Quindi sì, ve lo consiglio caldamente. Vi ridò gli estremi, bianco letale, e scoprirete anche il perché di questo titolo particolare, bianco letale. Scoprirete una cosa, che io stesso ignoravo e che fa quindi, dire una volta di più. Leggere fa bene non soltanto perché tiene la mente allenata, perché comunque riesce a rilassarci, a farci stare bene, ma anche perché leggendo anche un romanzo di questo tipo, una specie di giallo investigativo, si vengono a scoprire anche delle cose che non hanno a che vedere con il giallo, così, ma una nozione proprio. Di veterinaria, sì, vi posso dire che è legato al mondo animale, di veterinaria così, che io ignoravo, è legato appunto a questo bianco letale. Interessantissima come cosa, l'ho approfondita poi perché io sono fatta così, se c'è una cosa nuova vado a informarmi. Così come mi vado a informare sempre quando leggendo un libro c'è la citazione di un luogo, di un palazzo, di un'opera d'arte e io interrompo la lettura, prendo il cellulare, vado su Google e voglio visualizzare l'opera d'arte, la cosa. È un modo per arricchire, cioè la lettura serve anche per spaziare in varie cose. Quindi leggete, leggete, leggete. Non farete altro che un regalo a voi stessi, alla vostra mente, al vostro spirito. E basta così perché sono le 13:03, oggi ho una fame diabolica. Comunque, Bianco Letale, Robert Galbraith, casa editrice Solari, 712 pagine, 15,90 euro il prezzo di copertina e 9,99 euro il prezzo in formato elettronico. Leggetelo, perché a me è piaciuto un casino. Come tutti i romanzi, Robert Galbraith, che però credo, sì, anzi, credo, sono sicura di aver recensito tutti, non come ho fatto con i libri della sezione Q, di cui ne ho lasciati indietro un paio, ma vabbè, tant'è. Con questo è tutto, un bacione e vista l'ora in cui sto registrando, buon pranzo a tutti voi. Ciao!